Le fatiche di Eracle. Secondo episodio. Il leone di Nemea e l'idra di Lerna. Mandato dall'oracolo di Delfi a mettersi a servizio del re Euristeo di Tirinto, il nostro Eracle si avvia verso il proprio destino. Euristeo, che se lo vede arrivare, si spaventa e, temendolo, una volta sentito che questo enorme uomo si vuole mettere al suo servizio, pensa bene di sottoporlo a delle prove nella speranza che una di queste lo farà morire in un modo o nell'altro. Euristeo si industria quindi a spedire ai quattro angoli del mondo Eracle a compiere 10 imprese impossibili e mortali. In questi video vedrai anche come da 10 le fatiche di Eracle diverranno 12. Iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto e attiva le notifiche facendo clic sull'icona della campanella per non perdere i miei nuovi video. Il leone di Nemea. La prima fatica che Euristeo impone ad Eracle è di uccidere e scuoiare l'enorme leone di Nemea, invulnerabile da ferro, bronzo o pietra. Questo leone uccide quanti incontra e il suo manto è rosso del sangue delle sue vittime. Arrivato vicino alla sua tana a 2 uscite, Eracle lo incontra mentre sta andando a riposare. Gli lancia tutte le frecce che ha, ma queste rimbalzano sulla sua pelle e il leone sbadiglia leccandosi le labbra. Eracle affonda un colpo di spada, la quale si piega, neanche fosse di stagno. Usa finalmente la clava e con quanta forza ha abbatte un colpo sulla testa del leone, facendogli però solo muovere le orecchie. E la sua bella clava si spezza a metà. Intristito per la clava, Eracle blocca con dei massi una delle 2 bocche della tana ed entra senza armi nel buio della grotta. Qui inizia con il leone una lotta terribile, ma finalmente riesce ad ucciderlo nell'unico modo possibile. Stringendo le sue fortissime braccia attorno al suo collo, Eracle riesce a soffocare il leone, uccidendolo. Adesso però c'è il problema di scuoiare l'enorme belva. Nulla può scalfire quella meravigliosa pelle. Per ispirazione divina, Eracle capisce che proprio solo gli artigli del leone stesso possono essere usati per inciderla. In questo modo, Eracle si cuce il mantello con cui è ritratto in quadri, affreschi, mosaici e statue. La pelle del leone Nemeo gli copre le spalle e il cranio gli fa da elmo. Vedendoselo tornare così vestito, Euristeo si spaventa ancor di più. Fa fondere e sistemare nelle profondità del palazzo una giara di bronzo nella quale si rifugierà ogni qualvolta Eracle tornerà da una fatica. Dalla giara di metallo, il pavido re emanerà i suoi ordini che tramite un araldo verranno comunicati allo stupito eroe. Così Eracle riceve il nuovo comando, uccidere l'idra di Lerna, un mostro nato da Echidna e da Tifone. L'idra dalle 9 teste era stata addestrata proprio da Era affinché uccidesse Eracle. L'idra è una creatura spaventosa. Dal corpo di cane emana dalle bocche un puzzo mortale che la rende inavvicinabile. E le sue teste, una volta tagliate, ricrescono in breve tempo. Per riuscire ad ucciderla, bisogna trovare e tagliare l'unica testa immortale che da sola le permette di risanarsi e rinascere. L'amato nipote Iolao, figlio del fratello di Eracle, Ificlo, guida il cocchio con cui Eracle arriva in prossimità della grotta dell'idra. Eracle la costringe ad uscire tempestandola di frecce infuocate e la attacca trattenendo il fiato. L'idra gli avvolge i piedi cercando di bloccarlo, ma Eracle le spacca 1, 2, 3 teste con la clava, ma queste velocemente ricrescono. Un enorme granchio esce dall'acqua per aiutare l'idra e si attacca al piede di Eracle. Eracle lo schiaccia con il tallone e urla il nome del nipote, Iolao. Questi giunge a soccorrere l'amato zio e con un ramo infuocato cauterizza le teste spaccate, impedendone la ricrescita. Finalmente Eracle individua la testa immortale e con un colpo netto di spada uccide l'idra. Squarta la carcassa e immerge le punte delle sue frecce nella bile del mostro. Da questo momento
queste frecce uccideranno al solo contatto. Hera ringrazia il granchio per il suo aiuto, immortalandolo nel cielo, nella costellazione che ancora oggi si vede. Ma Euristeo non è generoso con Eracle. Gli dice che questa fatica non può essere annoverata tra le sue prove, in quanto egli ha goduto dell'aiuto di Iolao, e lo spedisce ad una nuova impresa impossibile: catturare e portare viva a Micene la cerva di Cerinea. È arrivato il momento di salutarci. Ritroveremo Eracle e le sue fatiche nel prossimo episodio. Ti aspetto, non mancare. Condividi il video se ti è piaciuto. Mi aiuterai a far crescere questo canale. Se non sei ancora iscritta o iscritto, considera la possibilità di farlo. Fai clic sull'icona della campanella per rimanere sempre al corrente di ogni mia nuova pubblicazione. Magari con un po' di ritardo, ma rispondo a tutti i commenti. Quindi, se ti va, il tuo commento è il benvenuto.